Eccoci, tornati con un Soul Silver. Adesso andiamo nel laboratorio del professor Helm per vedere cosa ci deve regalare. Tanto incontriamo Cetra che ci dice: sì, ma già tutte le 8 medaglie? Ma sei un portento. Su, che il prof ti aspetta. Simo, sei ancora più straordinario di quanto pensassi. Grazie a te la mia ricerca va a gonfie vele. Prendi questo in segno del mio apprezzamento. C'è la Master Ball, un piccolo regalino. Cattura qualsiasi Pokémon e non sbaglia mai. Conferita solo agli scienziati Pokémon. Ma credo che tu ne possa fare miglior uso di me, Simo. A proposito, poco fa in questo laboratorio sono passati alcuni Kimono Girl. Molto carino, un po'. L'altra stavano cercando se Simo. Una dopo l'altra stavano cercando me, sì. Ho sentito le tue protezze, hai tirato fuori. Vabbè. Ora possiamo andare. Anzi no, prima ci dice: Kimono Girl ti aspetto nel teatro di danza di Amarantopoli. Bene, adesso vogliamo ad Amarantopoli. E adesso mi allenerò Dratini fino al 40. Bene, adesso la nostra Dragonair, perché si è evoluta, è molto ben allenata e possiamo andare qui dalle Kimono Girl. Pum! Perché? Perché? Perché non riesco a vincere? Eppure sono delle semplici Kimono Girl. Ehi Simo, per caso mi stai guardando? Proprio così, non sono riuscita a battere 5 Kimono Girl di fila. E io che pensavo sarebbe stata una passeggiata, mi hanno fatto i pezzi. Tanto lo so che sei venuta a sfidarle anche te. Ma non ti credere chissà chi, solo perché hai battuto il Team Rocket. Le Kimono Girl sono più forti di un tornado. Allora che aspetti, entra. Io non ci torno dentro, non voglio vederti vincere. Ok, c'hai ragione te. Adesso corre via. Noi entreremo perché sempre sti bug ci stanno. Tamao è il mio nome, Kimono Girl di professione. E te, avviavole, avemmo il piacere. Che scritto? Avemmo il piacere di incrociare il nostro itinerario. Devi sapere che per invocare Lugia il Pokémon leggendario, cuore puro e colmo d'amore, più di ogni cosa è necessario. Ho chiesto a Mr. Poké di donare questo ovo qualora riuscisse a trovare la persona con tali requisiti. Per distinguere le tanti candidati. E quell'uovo giovane allenatore attraverso il professore. Vabbè. Della qualità che in te hanno veduto. Ma il cuore gentile non basta, quindi pronti per la tensione. La tensione. Vabbè, per testare la tua pasta. Sì. La matriciana però dice la pasta, quindi. Grazie per avermi mostrato. Bene. La prima non so chi ha. Ah, Umbreon. Noi usiamo Sandra. Ok, però si colpisce da sola. Usa palla ombra. Usiamo sempre Sandra, però si colpisce da sola. Ma finché me l'ammazza. Anzi, no, trovo furia. Non gli faccio assolutamente un cazzo. Quindi mi conviene usare extra rapido. Mi ammazza Sandra, come sapevo. Mettiamo Glacier. Perché ho usato l'ultimo canto? Vabbè. Comunque uso acqua di sale, che leva il doppio se il Pokémon avversario ha metà vita. Sale anche Glacier. E abbiamo battuto la prima Kimono Girl. Eccone un'altra. Sei dir poco forte, ho notato nel bosco di Lecci ti avevo incontrato. Ma non è un Umeko. E non è una novità che mi perdo sempre di qua di là. E posto Slowpoke mi hai dato lezioni del Team Rocket. Quel mascalzone, il povero Franz, aiutando con i miei occhi l'ha veduto.
Ecco, c'è cioè dunque una lotta a questa roba che ti aspetta. Vabbè. Ora un Espeon. Noi avremo un Dracula che con un morso gli leva mezza vita e con un altro lo batte. Ecco qua che è la seconda anche stata battuta. Poi viene la terza. Bene, molto prestante. Sì, prestante. Hai steso il tuo blocco in un istante. Ti sono molto, molto grata per avermi allora salvata. Ma non credermi debole e svampita. Ho ritirato gli artigli sotto le dita. Io sono Satsuki. Che nome di merda. Kimono Girl Provetta. Fa vedere se la tua tecnica mi diletta. Yes. Mi avete rotto di parlare prima, comunque. Mettiamo Glacier. Così può battere Flareon. Ecco qua che anche la terza è stata battuta. Ora si viene a farsi sotto la quarta. È un certo stile nella lotta, ed ammetterlo mi tocca. Sul ghiaccio mi è salvata come un essere tigrata. Con gli occhi di legno. Sì, gli occhi. Con gli zoccoli di legno patinare e per Sakura che sono io un piacere. Ho sentito che dall'anziano hai superato un esame più che arcano. Passiamo dunque alla sfida con il mano sotto la tua guida. Bene, se mette Jolteon. Mette Jolteon, non lo sapevo. Sembrava strano. Mettiamo per Jolteon. Non so che mettere. Mettiamo Psimiao. Che viene anche paralizzata, porella. Comete, non so perché ho usato comete, tanto non andrà a segni. Siamo psicoraggio, che gli dà abbastanza. Ecco oddio, queste paralizzazioni. Oh. Ora mi uccide Psimiao. Anzi no, noi abbattiamo lui. Ed ecco che anche la quarta è stata abbattuta. Ora ne rimane una che ha Vaporeon. Per forza di cose. Gran finale. Comomo è il mio nome. Sotto Fiordoropil ti ricordi di me? Mi hai dato una mano a suo tempo. Niente male, ti ringrazio nel frattempo. So che la torre radio sotto scacco. Ti dirò che hai dato uno smacco. Dimostrato grande valore in passato, il tuo progresso va verificato. Bene, ora non ho Ampharos in squadra, quindi non glielo metto, però uso Veleno Denti, che non gli leva un cavolo. Però il tuo morso anch'esso non gli leva un cavolo. Ecco, mi ha fatto uccidere Dracula. Non so chi mettere. Se metto Gold non lo ammazzo. Quindi farò una vittoria in grande stile con Ultimo Canto. Corpo scontro. Scendo a 2, scendo a 2. Corpo scontro. Scendo a 1 per tutti e due. Però non arriviamo al numero 0, ma lo battiamo lo stesso. Non avevo dunque sbagliato giudizio. Sei la persona giusta a cui affidare questo oggetto. Niente affatto fittizio. Ci dà la campana onda. Ora si sente un terremoto. Sorella, l'ombra di un Pokémon gigante sovrasta le isole vorticose. Come fosse un tetto fluttuante. Un tetto, che ho detto. Ti procediamo rapidamente alle isole vorticose. Ammantiamente. Che c'è scritto? Vabbè. Comunque, le abbiamo stracciate tutte. La mamma tanto ci chiama e io non rispondo. Come sempre.
Adesso andiamo a curare un po' i Pokémon che sono schiattati tutti. Poverelli. Bene, adesso per le isole vorticose direi di rimettermi Ampharos e di levare Sandra. Però serve anche un altro Pokémon, un Flash. Quindi ne devo levare un altro. Prendo Bellsprout e tolgo. Non so chi togliere. Vabbè, togliamo un attimo Psimiao. Tanto verranno subito rimessi in squadra. Comunque vogliamo Livinopoli perché è da lì che raggiungeremo le isole vorticose dove si trova Lugia. Bene, eccoci a Livinopoli e io adesso vi saluto. Ciao!